Gli animali sono la vita di Ottorino Tedoldi, 76 anni, tipografo in pensione che da 28 anni dedica la sua vita a tutti loro, salvandoli, curandoli e sfamandoli nel cosiddetto Bosco di Otto, un'area verde alle porte di San Vito di Casalbuttano. Ci sono conigli e porcellini d'India, tartarughe, gatti, galli, galline, pulcini, piccioni, criceti e nutrie. Innamorato da sempre della natura e soprattutto degli animali, difatti dicevo che già all'asilo ero particolare, io non giocavo nella guerra, nel pallone. Primo intervento economico per il mio sfizio è stato nel 95 con l'acquisto di un argine, praticamente questo tratto dove scorre il naviglio civico Città di Cremona. E da lì ho cominciato a procurare gli animali, ma prima non so, coniglietti e la cagnolina sempre, tenevo qui il cane, mentre quello che ho adesso invece mi segue ovunque. E poi man mano arrivavano oche, anatre e di tutto e di più, ecco, però in modo molto molto limitato. Poi hanno messo in vendita questo campo che era abbandonato da almeno 50 anni, questo mi dicono anche chi è ancora in vita, e qui era semi alberato. Ho iniziato a innanzitutto sistemare un po', fare un po' d'ordine, poi ho piantumato anch'io di tutto e di più, da piante nostrane, qualche esotica e qualche di frutta, ma il principio erano per gli animali, ecco, il tutto in funzione. E poi cominciavano ad arrivare gli ospiti, e vedendo l'ambiente arrivavano altre oche, altre anatre, hai visto coniglietti, porcellini d'India, avrei bisogno di qualcuno, di qualche sostegno, non tanto per sfamare gli animali, perché lo faccio quotidianamente, quanto per la pulizia, che è fondamentale per la salute mia e degli animali. E questo invece è diventato proprio uno dei miei cruci principali, sperando che qualcuno si prenda a cuore la mia causa.